Sì, una manovra che originariamente doveva colpire chi finora aveva pagato di meno e che invece ancora una volta si ripercuote sulle famiglie, sui pensionati, sulle fasce deboli, è una manovra ingiusta che grida vendetta. Questo sciopero è la conseguenza logica di un governo che è partito bene col piede giusto e invece alla fine, come al solito, ha colpito i soliti deboli. E poi sono un partigiano perché non voglio che la nostra Costituzione venga, come diciamo, martellata, portata via a pezzi. E poi se c'è bisogno, anche nelle mie piccole possibilità, sono un partigiano se dovesse servire. Capito? Allora, il governo fantoccio di Berlusconi è stato rimosso da un altro governo, più attendibile per le grandi, per la grande borghesia italiana. Allora, bisogna partire da questo presupposto, che l'unica soluzione possibile per cambiare questa manovra è quella di portare avanti uno sciopero prolungato ad oltranza. È finito il tempo della concertazione, siamo stanchi di questi quisquilli dei leader sindacali, bisogna cercare di portare avanti una battaglia lunga e prolungata con uno sciopero ad oltranza. Oggi siamo qua per, diciamo, contestare la manovra del governo e per far capire che comunque serviva un po' più di equità nella manovra che è stata pensata. È facile andare a creare delle correzioni sul pensionati e lavoratori. Crediamo che con un impegno maggiore il governo poteva andare un po' più nello specifico e cercare di correggere eventuali iniquità che c'erano. Questa è la cosa per la quale siamo qui oggi e chiediamo un confronto con il governo per confrontarci proprio su come correggere questa manovra.